Dentro sul secondo palo, allocca, la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Maisto! Prova a andare! Organizzato dalle telecamere! Maisto, che numero! Maisto! Che gol! Che gol! Un sorrentino! Buono il tiro! Che gol! Contro Dinamo, il testa a coda di questa settima giornata, punteggio ancora di 0-0, match iniziato da pochissimi minuti. Vediamo Maida che va al lunghissimo rinvio, prova a staccare Cerro, Zaffiro però lo prende, c'è Nani che la tocca per Fasano, ora Fasano in verticale, Deriso si oppone, sarà rimessa laterale, molto bene per la Dinamo. C'è Nando Rigo che scalpita, vuole entrare. Ancora Fasano, il tocco per Sequino, ancora Fasano. Mangoni rinviene bene. Prova a darlo in verticale. Pallone che termina però fuori. Tiraggio dalla terra, ce l'ho detto. Batte Granata, largo per Armando Avolio, ancora in verticale. La Monaco in prestito, gli attenderà un'altra partita dopo la più importante, il derby contro il Paris Saint Gennaro con la maglia del Real Alessandro, ancora a Voglio. Tocco per Deriso, bello il movimento, ci pensa Sequino a spazzare però. Ancora Armando a Voglio, va la per la Granata. Copre Sequino. Ancora Sequino, la palla per Fasano, troppo lunga però. Sarà laterale per 115 con Mangoni. Fra Mangoni allunga rimessa per Avolio che la stoppa di petto, ci pensa Nani a bloccarla, va un lunghissimo rilancio per Sequino che la mette giù bene, allarga poi per Fasano. Prima al centro, prima, dai. Ancora Maida, lungo rilancio per Cerro, la mette giù bene, attaccato da Zaffiro, scontro fra pesi massimi quest'oggi, poi Zaffiro la spazza. È un bastardo. Pion, la Monaco, la palla centrale per Fasano che non l'aggancia neanche per sbaglio. Il lungo lancio di Maida a cercare Avolio che prova di ginocchio. Non è un'offesa, la verità. No, mica dico che è un'offesa. Che è un bastardo. Mi ha fatto ridere la cosa. Va Nani, alla rimessa là fondo. Cercare Sequino, giocato da Mangoni che prova il destro, la palla per Cerro. Pallone di poco al lato. Seguiamo l'ultima azione, devo interrompere il collegamento con Nani, a lungo rilancio per Sequino, ci pensa Mangoni. Seguiamo l'ultimo calcio d'angolo. Prima di interrompere. La palla per Fasano con il sinistro, con l'unghia. Con lo zoom su questo bruttissimo ragazzo. E riesce. Entra Origo e interrompiamo qui il nostro collegamento.